Questo è il caso clinico invece di una sinusite mascellare bilaterale e etmoidale con dilazione del setto nasale. Un paziente che sta per andare a operare, se vedete la TAC in visione frontale, questo piano piano stiamo entrando, questa è la dilazione del setto nasale che come vedete deve prima verso destra e poi risale su verso sinistra, e questi sono i seni mascellari, cioè due cavità che sono a livello degli occhi, all'altezza della guancia, orientativamente, che sono completamente occupati da muco. Destra e sinistra, questo vedete, l'ipertrofia turbinati, che sono queste strutture all'interno del naso, e la sinusite che si è portata anche nella parte più alta, quindi arriviamo al livello dell'etmoide. E questa è la parte più posteriore. E questo è lo strumentario chirurgico che abbiamo utilizzato in questo tipo di intervento, cioè uno strumentario dedicato e miniaturizzato che vedete qui per farvi capire le dimensioni. Questo è il mio dito, questi sono vari ferri che si aprono e si chiudono, piuttosto che sono pinze da presa che permettono di arrivare a tutti quanti i seni paranasali, forbici ce ne sono meno acquisiti, meno selezionati alcuni, ma in realtà si può con questi ferri dedicati entrare direttamente nei seni paranasali e li allargare, quelli che sono i buchini che fisiologicamente mettono in comunicazione i seni paranasali con la cavità nasale.